invece in vista alla proroga? Allora, io parlo prima di scuola e dico che sono venuto a fare qui, poi mi fate le domande che mi stanno più a cuore. Però oggi ci sta a cuore, se sono qui ci sta a cuore, il fatto di visitare un territorio, un presidio scolastico che è fondamentale. Scusate un attimo. Un territorio scolastico in cui il presidio, un territorio in cui il presidio scolastico è fondamentale per consentire ai ragazzi di contrastare il disagio sociale, c'è anche il disagio economico. Quindi qui, come in tanti altri posti, il ritorno della didattica in presenza, quindi il ritorno a scuola di questi bambini, è una vittoria per l'intero paese. È una vittoria per l'intero paese perché ovviamente in un contesto così difficile dobbiamo anche considerare che molti non riuscivano nella didattica a distanza a seguirla in modo efficace. Quindi la presenza è veramente importante. Ho parlato a questi bambini, a queste bambine, a questi ragazzi, a queste ragazze e ho detto loro il messaggio che innanzitutto volevo far sentire la presenza dello Stato. Dobbiamo contrastare, assicurare sempre la legalità, contrastare la criminalità e nello stesso tempo la scuola ha anche lo strumento per eccellenza per consentire a loro di, con l'impegno, con il sacrificio, di coltivare e realizzare i loro sogni. Ovviamente siamo venuti qui anche perché ci sono delle criticità che non ci nascondiamo, continueremo a seguire e cercare di risolverle nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. È un anno scolastico particolare, difficile. È una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme. Sono stati anche investimenti ancora, lavori ancora negli ultimi giorni, stanno arrivando, sono già arrivati molti banchi e arredi scolastici nuovi, ne stanno arrivando, in consegna sono arrivati ieri ancora. È diciamo, un lavoro che man mano insomma, si sta completando e stiamo superando le criticità. L'importante è che oggi vado via abbastanza confortato, perché l'anno scolastico anche qui è ripreso e pur con qualche criticità tutto sta funzionando. Senta, ma da parte dei fondi veri utilizzati, dei fondi founder, che è stato il consolidamento delle scuole, tutte le scuole hanno problemi di agibilità? Allora, sicuramente nel piano di recovery nazionale, nel piano di ripresa e resilienza, dedicheremo, l'ho già detto, grande attenzione e quindi una parte cospicua degli investimenti sarà dedicato agli asili nido, scuola, università, ricerca. Quella è una filiera, delle volte si parla di filiera, no? Dell'automotive, parliamo di filiere produttive, parliamo della filiera del turismo, dell'agroindustriale. Beh, c'è la filiera della formazione, dell'istruzione che è fondamentale, altrettanto fondamentale per farci ritornare a crescere, per attirare i giovani e non mandarli all'estero, per farci ritornare competitivi. Quindi ne va non solo della qualità di vita dei nostri cittadini e delle nuove generazioni, ma ne va anche della competitività del sistema paese. Presidente, sarà prorogato lo stato d'emergenza dopo la riunione che avete avuto ieri? Ieri in Consiglio dei Ministri abbiamo fatto un aggiornamento, un'informativa sul punto, c'è stata una discussione, abbiamo convenuto che allo stato della situazione, che comunque è una situazione che continua ad essere critica, per quanto ovviamente la curva del contagio sia sotto controllo, però richiede la massima attenzione da parte dello Stato, delle sue articolazioni, della protezione civile, dei commissari, dei presidenti delle regioni e anche dei cittadini. Quindi abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza, ragionevolmente fino alla fine di gennaio 2021. Su autostrade si va verso la revoca della concessione su autostrade? Se continuano ad aumentare i casi di coronavirus. Allora, io consiglio a tutti gli amministratori locali, a tutti i presidenti di lavorare sempre come abbiamo fatto fin qui, in pieno coordinamento. Noi abbiamo un sistema di monitoraggio molto accurato, molto sofisticato, dobbiamo lavorare quindi a livello centrale col coordinamento ovviamente delle regioni, delle autorità locali per assumere decisioni quando servono. Perché non possiamo andare in ordine sparso. Su autostrade si va verso la revoca della concessione? Su autostrade ieri è filtrata la notizia, l'ho vista pubblicata oggi sui giornali, c'è stata una riunione tecnica di aggiornamento da parte dei delegati del governo che stavano seguendo la trattativa, mi sembra che ci sia uno stallo, a questo punto la questione ritorna al Consiglio dei Ministri, al primo Consiglio dei Ministri utile per le valutazioni conseguenti. Non aggiungo altro, è una società quotata, c'è un titolo in borsa. Modifica di aria sicurezza sarà la prossima filiera.
Decreto sicurezza sarà il prossimo Consiglio dei Ministri, che abbiamo programmato per lunedì sera, anche perché volevamo farlo il fine settimana, ma poi c'è anche il silenzio elettorale, quindi è opportuno farlo lunedì sera, ci sono i ballottaggi in alcuni comuni, e quindi porteremo il decreto sicurezza al prossimo Consiglio dei Ministri. Allora, quota 100 io ho semplicemente annunciato, è una misura che è nata come triennale, ho annunciato che scadrà il 2021 e troveremo poi altre formule per gestire ovviamente un problema che è oggettivo, quindi non è che ho rinunciato a quota 100, nasce come triennale e ho semplicemente annunciato che terminerà nel 2021. Poi ovviamente siamo già al lavoro con la ministra Catalfo, Ape Sociali, Opzione Donne, ci sono diciamo degli interventi da fare, è un problema su cui intervenire. Per quanto riguarda l'altro invece, decreto sicurezza abbiamo annunciato e preannunciato, se lei non si è distratto, quando siamo nati con questo governo uno dei punti programmatici è la revisione dei decreti sicurezza anche alla luce delle indicazioni del Presidente Mattarella. In più ovviamente, dovendo ritornare su questo punto, ne abbiamo approfittato per intervenire. C'è anche una fase di sperimentazione, quando si adotta un provvedimento normativo, poi bisogna aspettare che diciamo venga messo a terra, ormai si usa questo gergo. Ecco, in fase attuativa si possono riscontrare, alla luce della sperimentazione, matura la necessità di fare degli ulteriori interventi. In questo caso, quello che a noi sta a cuore non sono slogan, l'ho sempre detto, quindi non ho cambiato idea. Non è slogan porti aperti, porti chiusi, queste cose qui. Invece a noi l'obiettivo della sicurezza, della protezione, questo vale per i cittadini italiani, ovviamente, tanto più in periodo di emergenza sanitaria, ma vale per gli stessi migranti, ai quali dobbiamo riconoscere i diritti fondamentali, tutela della persona. Noi facciamo salvataggi in mare, non abbiamo mai lasciato in mare in difficoltà nessuno, ma nello stesso tempo ecco, dobbiamo garantire protezione e sicurezza a tutti, cittadini e migranti. Grazie.